Ora finalmente possiamo un po' dare un senso a tutto quello che abbiamo fatto. ISLM. LM e IS. Che cosa succede in questo punto nella quale la curva LM incontra la IS o la IS incontra la LM? Nasce il punto di equilibrio, ovvero sono valori del reddito e del tasso di interesse che implicano contemporaneamente l'equilibrio sul mercato dei beni, IS, e l'equilibrio sul mercato delle obbligazioni, e quindi l'eguaglianza tra domanda di moneta desiderata e quantità di moneta effettivamente esistente nel sistema. Quindi, l'idea è che se i mercati funzionano bene, alla fine avremo questa quantità di reddito e questa quantità e questo livello di tasso di interesse. Se vi ricordate, noi eravamo partiti dal modello della croce keynesiana. Poi abbiamo fatto l'AIS, però diciamo all'AIS cosa me ne faccio? Perché l'AIS è una coppia di redditi e tassi di interesse. Manca un'equazione. Allora, la croce keynesiana la possiamo reinterpretare e dice cosa succede se c'è un certo livello di tasso di interesse? Ma questo tasso di interesse da dove viene? Allora, quello che fa Keynes è quello di derivare il tasso di interesse dal mercato delle obbligazioni. Mentre nel modello precedente, quindi il tasso di interesse è un fenomeno finanziario. Nel modello invece precedente, il tasso di interesse era semplicemente il premio per l'astensione dal consumo. Ovvero, io non consumo e quindi rinvio al futuro i miei consumi. Allora, che cosa succede? Se quindi io oggi non consumo e rimando al futuro, ho 10 euro, le metto da parte. Le metto da parte e domani avrò 12 euro. Quindi sto rinunciando a un consumo oggi per avere un consumo domani. Quindi il consumo, nelle teorie precedenti alla teoria generale, era forte, l'idea è che il consumo fosse fortemente dipendente dal tasso di interesse. Quindi noi cosa abbiamo scritto? Abbiamo scritto che il consumo di fatto dipende esclusivamente dal reddito disponibile. Quindi le cose cambiano un pochino e ora vediamo bene perché. Quindi abbiamo questo punto di intersezione e il punto di equilibrio cambia quando si sposta la IS o la LM. Nella croce keynesiana cosa abbiamo detto? Immaginiamo che aumenti la spesa pubblica, immaginiamo che si riducano le tasse. E cosa succede? Cambia il reddito di equilibrio del mercato dei beni. In questo caso invece cosa succede? Cambia il reddito. Quindi immaginiamo ad esempio che aumenti la spesa pubblica. Che cosa succede alla curva IS? Se aumenta la spesa pubblica, che la curva IS trasla verso destra e verso l'alto. Se il tasso di interesse non cambiasse, se il tasso di interesse non cambiasse, l'abbiamo già visto qualche lezione fa, il reddito aumenterebbe di questo ammontare. Va bene? Però, allora, cosa succede se il reddito aumenta di questo ammontare? E quindi noi andassimo in questo punto? Ci sarebbe l'equilibrio sul mercato dei beni, ma non sul mercato delle obbligazioni. Ovvero, che cosa è successo? È aumentato il reddito. Quindi si è aumentato il reddito, M su P è dato, determinato dalla banca centrale o influenzato dalla banca centrale, e quindi si è aumentato il reddito, è aumentato il desiderio di detenere moneta in forma liquida per scopo transattivo. E quindi abbiamo che la domanda di moneta è maggiore dell'offerta di moneta. Allora questo possiamo immaginare che a parità di reddito faccia scendere il prezzo delle obbligazioni,
e faccia quindi aumentare il tasso di interesse. Ma se noi siamo qui, siamo in un punto di equilibrio del mercato delle obbligazioni, ma non siamo più in un punto di equilibrio del mercato dei beni. Quindi ci si può immaginare che avvenga un qualche processo di aggiustamento e che alla fine si vada a finire qui. Anzi, ci si può immaginare che come andiamo da questo punto a questo punto? Attraverso il processo della moltiplicazione del moltiplicatore, no? Possiamo dire, è aumentata la spesa di 10, poi alla volta successiva aumenta di 9, poi aumenta di 9 per 0,9, qualora la propensione marginale al consumo sia 0,9, no? Quindi possiamo pensare, ecco, aumentata di, no, di 10, poi alla volta dopo aumenta un altro pezzettino, poi l'altra volta aumenta un altro pezzettino e piano piano ci avviciniamo qui. Però come vedete, il reddito aumenta subito e aumenta subito il desiderio di detenere più soldi in forma liquida. Allora ci si può immaginare che invece il mercato delle obbligazioni si aggiusti immediatamente, soprattutto oggi, no? Uno per fare una transazione in borsa, uno si collega un attimo al computer, vende, acquista titoli. Quindi si può pensare che appena c'è questo aumento di spesa pubblica, il mercato delle obbligazioni si aggiusti subito. Ok? E quindi si può benissimo pensare, cancelliamo un po' di questa roba qui, non so perché, ecco, si può pensare che avvenga prima un aumento della spesa pubblica, a parità di tasso di interesse aumenta il reddito disponibile e quindi aumenta il desiderio di tenere moneta e quindi c'è un aggiustamento immediato e il prezzo dei titoli scende, il tasso di interesse aumenta e noi andiamo a finire qui. Però qui c'è l'equilibrio sulla LM, però c'è ancora l'effetto moltiplicativo perché il reddito è aumentato, eccetera, e quindi si può pensare che piano piano ci sia un processo di aggiustamento che ci conduca nel nuovo punto di equilibrio. È chiaro? Questo ha sostanzialmente dimezzato la capacità di investimento dello Stato di influire Ecco, sul quindi reddito. questo, oh, perfetto. In questo caso noi possiamo appunto, ora arriviamo su questo punto. Allora, se il tasso di interesse rimanesse invariato, avremmo che cosa? Un aumento del reddito pari al moltiplicatore per la variazione della spesa pubblica. Quindi abbiamo questo, però nel frattempo aumenta il tasso di interesse. Quindi se noi, vedete, y uguale a c più i più G, aumenta G, aumenta il reddito. Quindi noi pensiamo, oh, guarda che bellezza, aumentano i consumi. Però cosa succede? Che aumenta anche il tasso di interesse. E quindi questo riduce, no, prima dei consumi, riduce gli investimenti. E quindi il moltiplicatore in questo caso non è più tutto questo pezzo, ma come giustamente hai detto te, riduce il moltiplicatore, perché il moltiplicatore sarebbe questo l'aumento del reddito, però quello effettivo è minore. Ok? Quindi il vero moltiplicatore della politica fiscale deve tener conto della riduzione degli investimenti che avviene attraverso l'aumento del tasso di interesse. Ecco perché il tasso di interesse cioè, è importante. È importante perché determina gli investimenti e quindi variazioni del tasso di interesse possono cambiare la composizione della domanda. In pratica, vedete cosa abbiamo? Nel momento in cui lo Stato costruisce un ponte, aumenta la spesa pubblica. Ma se questo fa aumentare anche il tasso di interesse, si riducono gli investimenti privati delle imprese. E questo si chiama spiazzamento. Spiazzamento
spiazzamento degli investimenti privati causato dall'aumento della spesa pubblica. Allora tutto dipende, l'effetto delle politiche dipende da quanto è ampio questo effetto spiazzamento. Vedete che i modelli un po' alla volta, aggiungiamo un pezzetto un po' alla volta. Allora quindi è chiaro, immaginate che la LM sia piatta. Che cosa succede se la LM fosse piatta? Così? E quindi se questa non ci fosse, vediamo un po' se riesco a disegnarla. Gli investimenti rimangono costanti? Perché non c'è una variabile di interesse. Quindi l'azione con gli investimenti. Ecco, guardate qua. Immaginate la LM orizzontale. Se la LM è orizzontale, la variazione, il moltiplicatore sarebbe esattamente quello keynesiano. Perché? Quello della croce keynesiana. Perché cosa vuol dire la LM orizzontale? Basta una piccolissima variazione del tasso di interesse, se fosse quasi orizzontale, ragioniamo sempre un po' al limite. Immaginate che sia non proprio orizzontale, quasi orizzontale. Basta una piccolissima variazione del tasso di interesse per riportare l'equilibrio in equilibrio il mercato delle obbligazioni. Quindi voi possiamo immaginare il reddito aumenta, questo provoca un aumento della domanda di moneta per scopi transattivi, ma il motivo speculativo è molto più forte. Quindi appena il tasso di interesse sale un gocciolino, il prezzo di titoli scende, io sono disposto a ridurre la mia domanda di moneta. Bene, quindi il tasso di interesse di fatto non aumenta. E quindi se abbiamo una curva LM orizzontale, in cui il pubblico è disposto ad assorbire qualsiasi aumento di moneta, questo poi lo vedremo, in questo caso non ci abbiamo spiazzamento. Perché il tasso di interesse, basta una piccola variazione del tasso di interesse per riportare in equilibrio il mercato dell'attività finanziaria. Quindi possiamo pensare a un modello, appunto, che l'idea di Keynes, che era quella di stimolare la spesa pubblica, stimolare i consumi, stimolare la domanda, funziona quando il tasso di interesse aumenta poco. Pensate invece il caso opposto. Pensate che la LM sia completamente o quasi del tutto verticale. La cancelliamo e ne disegniamo una verticale. Che cosa succede quando la LM è verticale? Che abbiamo uno spiazzamento totale. È vero, aumenta il reddito, ma appena il reddito cerca di aumentare, il tasso di interesse va su, schizza, per riportare in equilibrio il mercato dell'attività finanziaria. E quindi in questo caso non è che non è una bella situazione della politica fiscale, spostamenti della spesa pubblica o riduzione delle tasse, in questo caso non hanno effetto. Perché il tasso di interesse di fatto non viene determinato dall'equilibrio sul mercato delle obbligazioni. Non è un fenomeno finanziario. Poi pensate cosa vuol dire la LM verticale. Vuol dire L funzione, anzi prima scriviamo la M su P, l'offerta uguale la domanda. La domanda dipende soltanto dal reddito, non dipende dal tasso di interesse. La quantità di moneta che gli operatori desiderano detenere è determinata solo dal reddito. Il tasso di interesse non ha un ruolo qui nel determinare la quantità di moneta. Il tasso di interesse è semplicemente il premio per l'astinenza dai consumi, come si suol dire. E allora, qui la LM, voi vedete, una volta saputa la quantità di moneta in termini reali, sappiamo anche quant'è la domanda di moneta.
quale che sia il tasso di interesse. Cosa vuol dire questa retta? Che se il tasso di interesse è basso, la quantità di domanda di moneta non cambia. Se il tasso di interesse è alto, la quantità di moneta non cambia. Quando è che cambia? Cambia soltanto se cambia il reddito. Se cambia il reddito, la domanda di moneta aumenta, se si riduce, si riduce. Ma il tasso di interesse è ininfluente. E in questa maniera noi possiamo rappresentare il caso, uno dei casi classici. E quindi in questa maniera X riesce con un unico modello a rappresentare la prospettiva che Keynes porta avanti nella teoria generale, ma anche la prospettiva precedente, perché il mondo dei classici era un mondo in cui appunto il tasso, la domanda di moneta per motivi speculativi, tanto per farla in maniera semplice, era non c'era. La domanda di liquidità dipende quasi esclusivamente dal reddito, ok? Perché è stata un po' l'interpretazione, è stata quella che appunto non è detto che uno sostituisca la moneta direttamente con le obbligazioni, ma la moneta può essere sostituita tra mille attività finanziarie. Quindi questo legame molto forte che c'è tra moneta e tasso di interesse nell'approccio keynesiano, secondo altri, non c'è. Quindi, come vedete, questo modello è sufficientemente flessibile per rappresentare diversi casi. Allora, quindi l'espansione fiscale, cerchiamo appunto ora di andare, quindi diciamo, ne abbiamo già parlato, se il tasso di interesse rimanesse uguale, saremmo nel mondo del moltiplicatore keynesiano semplice. Avremmo il massimo effetto di moltiplicazione, però al tempo stesso si riducono gli investimenti e quindi il reddito aumenta meno di quello previsto dal modello della croce keynesiana. Trattazione analitica. Allora, questo con calma, la curva S è data da Y uguale al moltiplicatore per le componenti autonome meno quella parte degli investimenti che dipende dal tasso di interesse. Questa. Poi cosa abbiamo? La curva LM, per semplicità l'avevamo calcolata prima, I uguale a questa roba qui. Se noi prendiamo la nostra I e la sostituiamo al posto della I nell'equazione 5, otteniamo che cosa? Quindi noi prendiamo un particolare valore del tasso di interesse, questo di sotto, questo che è scritto 14A, quello è il tasso di interesse di equilibrio. Lo andiamo a sostituire sopra, praticamente mettiamo a sistema le due equazioni. 14 sarebbe K fratto H? 14. Cos'è? No, 14A. No, questo è solo un numerello. È solo il numero, non so, forse era un'altra cosa. È per dire l'equazione 14A, quell'altra è l'equazione 5. Era un elenco di equazioni, alla fine, forse poi lo levo nelle slide che metto. Se voi sostituite. Oppure benissimo, potete anche fare un'altra cosa, no? Anziché mettere questa, potete scrivere Y uguale a che cosa? K per I per, no scusate, M su P uguale a K per Y meno HI più quell'altra roba L segnato. Quindi a questo punto vedete abbiamo due equazioni, potete se volete ricavare la Y, Y uguale a M diviso P diviso K eccetera, e poi dite questa Y deve essere uguale a questa Y, ovvero questa roba qui. Nel punto di equilibrio il reddito è lo stesso, quindi come volete potete risolvere il sistema, e quindi risolvendo il sistema trovate questo Y uguale questa roba qui, come? No, lo stavo dicendo, cioè scritto, ma più o meno. Ah, vabbè. Quindi l'idea è che abbiamo queste due curve, risolviamo il sistema, troviamo il punto di incontro delle due curve e otteniamo questa roba qui, che a voi sembra complicata, ma se invece vi mettete lì con un po' di pazienza lo ottenete. Vi sembra complicata, che cosa vi dice questa equazione? Il reddito dipende da cosa? Dalle sue componenti autonome.
ad esempio i trasferimenti, la spesa pubblica, gli investimenti fissi, la bilancia commerciale, le componenti esogene. Moltiplicate qualcosa che dipendono, H, in questo caso è la sensibilità degli della domanda di moneta rispetto al tasso di interesse, l'importanza del motivo speculativo. Alfa, il moltiplicatore che dipende dalla prevenzione del marginale al consumo, dalle imposte, dalle quote di fiscale, eccetera. Poi abbiamo K, che è la domanda di moneta per motivi transattivi. B, in questo caso, che è proprio per fare la leggenda, che è la sensibilità degli investimenti al tasso di interesse. Questo qui. Bene? Vari parametri. Quindi, che cos'è A? A, in un certo senso, potrebbe riassumere. Anzi, che cosa succede quando effettuiamo una politica fiscale? Cosa vuol dire la politica fiscale? Vuol dire cambiare la spesa pubblica, le tasse, i trasferimenti, ok? Quindi cambiamo A. Quindi vedete qui cosa succede quando aumentiamo A? Aumentiamo A, il reddito aumenta. Di quanto? Di questo affare qui per la variazione. Questo è il moltiplicatore fiscale. Quando si sente dire il moltiplicatore del reddito di cittadinanza è 1,5, il moltiplicatore di quello è 2,3, vuol dire che se noi aumentiamo, riduciamo le tasse di 1, allora il reddito aumenta di 2,3. E questo calcolo qui noi lo dobbiamo fare stimando questi parametri, stimando qual è il valore empirico di H, qual è il valore empirico del moltiplicatore, qual è il valore empirico di K, qual è il valore empirico di B. Ok? Che cos'è quest'altro numerello qui? Questo è il moltiplicatore della politica fiscale. Che ovvero, che cosa succede quando Draghi stampa più moneta? Cosa succede quando Draghi riduce la quantità di moneta? Se Draghi stampa un euro in più, il reddito aumenta di un euro che moltiplica B per alfa, bla 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 bla. Ok? Allora, e qui noi possiamo sono riassunti un po' tutti i casi. Ovvero, immaginate che K, che cos'è? Questa. K e H. Immaginate che K sia così, tanto per fare un esempio facile, sia pari a 0. Cosa vedete in questa formula quando K è pari a 0? Se K è pari a 0, vedete? Questa parte scompare. Rimane H alfa diviso H. H alfa diviso H, questo e questo vanno via. Ovvero, in questo caso siamo nel modello della croce keynesiana semplice. Vedete? Quando A aumenta di un certo ammontare, il reddito aumenta proprio del modello del moltiplicatore. Noi perché abbiamo preso K uguale a 0? Sappiamo che la curva LM dipende dal rapporto tra K e H. Avremmo potuto prendere anche K molto grande. Quindi noi cosa, K uguale a 0, cosa significa? Che la curva LM è orizzontale, è piatta, ovvero che non c'è effetto spiazzamento, e quindi non essendoci effetto spiazzamento, il moltiplicatore della spesa pubblica, della politica fiscale è al suo massimo. Che cosa succede appunto quando qui K uguale a 0? Che abbiamo un qualche valore della politica fiscale, scusate, della politica monetaria. Quindi queste, diciamo, come vedete, un'altra cosa che possiamo osservare da questa formula, ok? Qui noi abbiamo immaginato, l'abbiamo usata per narrare di che cosa succede quando Draghi aumenta l'offerta di moneta o quando Conte aumenta la spesa pubblica. Quindi abbiamo immaginato questi parametri. Allora, questi H, alfa, sono parametri comportamentali che descrivono il comportamento degli operatori.
mentre esprime il comportamento del governo, M della banca centrale e anche di altre cose, anche il comportamento in parte del pubblico, perché M, abbiamo detto, è solo influenzata dalla banca centrale, dipende anche da altre cose che poi diciamo cui accenneremo. Possiamo fare un altro uso di questa equazione, cioè ci possiamo chiedere che cosa succede se cambia il livello dei prezzi. Finora abbiamo immaginato che sia dato. No, esattamente. Quindi questo modello ci può servire per fare un passo avanti successivo, per fare un altro modello. Per questo vi ho detto, la macro, a differenza della microeconomia che è fatta di argomenti collegati ma anche un po' separati, nella macro si procede per modelli e per piccoli cambiamenti, un cambiamento porta a un altro modello. Quindi noi abbiamo, che cosa abbiamo? Abbiamo l'equilibrio del modello ISLM. Però noi abbiamo immaginato di essere nel breve periodo che i prezzi siano fermi, ci siano qualche meccanismo che impedisce ai prezzi dei beni di aggiustarsi. E quindi questi prezzi si aggiustano, ma nel breve periodo, nel giro di 2 o 3 giorni, no. Ci sono tante spiegazioni per cui i prezzi, addirittura, che ne so, può essere i menu cost. In passato uno deve scrivere il listino. Immaginate che voi avete vendete lampadine e stampate il listino. Il listino poi vale tutto l'anno perché lo stampavate in maniera cartacea, e non è che uno ogni giorno ristampa il listino, ok? E quindi quello è il menu cost, il costo di ristampare il menu. Oggi le cose sono un po' differenti perché basta cambiare qualcosa su internet, un numerello su internet, quindi i prezzi uno in linea di principio li può aggiustare molto più rapidamente. Però diciamo, ci sono tanti motivi per cui i prezzi nel breve periodo si può immaginare che siano abbastanza stabili e difficili da cambiare. Allora, però ci possiamo chiedere che cosa succede quando i prezzi iniziano a cambiare. Allora noi possiamo usare questa equazione per capire che cosa succede qui, quindi qual è la relazione, vedete, tra il reddito e i prezzi. Allora noi questa roba qui, vedete, la possiamo riscrivere. Questo termine lo chiamiamo Pippo ed è una costante. Quest'altro qui, Topolino. Bene? Anzi, tutto questo lo chiamiamo Topolino. E quindi noi qui cosa possiamo scrivere? Che il reddito è uguale a Pippo, dove Pippo in qualche maniera è legato alla politica fiscale, più Topolino diviso P. Ok? Allora, ovvero noi la possiamo anche riscrivere nei termini più consueti, quelli cui siete abituati dalle superiori, y uguale a più b diviso x. Bene? Quindi noi questa equazione qui in realtà è una iperbole, ovvero ok, ora ve l'ho riscritta, quella è gamma o y? gamma per a più gamma per b diviso h per m diviso p. Allora, come vedete, abbiamo, questa è la cosiddetta curva di domanda aggregata. Attenzione, questa è una domanda aggregata diversa da quell'altra. Prima abbiamo scritto la AD funzione del reddito, poi abbiamo scritto appunto la domanda aggregata funzione del reddito e il tasso di interesse. Questa è un'altra domanda aggregata, ovvero è una relazione che abbiamo tra, aspetta, vediamo, eccola qui, arrivata. Questa qui, tra prezzi e reddito. Vedete, abbiamo cambiato completamente lo schema. Abbiamo messo prezzo e reddito di equilibrio.
Allora, noi osserviamo che c'è una relazione inversa tra il prezzo e il reddito, e il reddito di equilibrio, che deriva dal modello ISLM, cioè dalla insieme, quando sono in equilibrio il mercato dei beni, la domanda, e il mercato delle obbligazioni. Ci siamo? Quindi noi abbiamo questi tre mercati in equilibrio. Se questi tre mercati sono in equilibrio, la relazione che c'è tra il prezzo e il reddito è di questo tipo. Ovvero, e vediamo poi perché, quando scende il prezzo, il reddito di equilibrio che deriva dal modello ISLM, quando scende il prezzo, il reddito di questo reddito di equilibrio aumenta. Noi questo qui lo possiamo vedere molto semplicemente. Perché noi possiamo disegnare la curva, anzi facciamolo meglio. Provate anche voi a disegnare, ecco, disegnate sul vostro foglio, qui mettete il reddito Y e il tasso di interesse. E poi mettete una curva IS e una curva LM. IS e LM. LM, scusate, IS, IS e il viola la LM. Sotto, proprio ma sotto sotto per benino, allineati, disegnate un altro grafico dove mettete il reddito, però anziché il ora sull'asse delle Y, anziché il reddito mettete i prezzi. Ci siamo? Allora qui chiaramente potete scendere giù, scendete giù e vedete che il reddito è messo a 2, 3, 4, 5, 6 quadretti. Questo è il livello di reddito, per esempio chiamiamolo reddito cappello, reddito cappello. Bene? Ok? Che cosa succede nel nostro modello se aumenta P? Aumenta P, che cosa vuol dire? Cosa fa M su P? Vedete, quando aumenta M su P diminuisce tutto. Quindi un aumento di P noi lo possiamo pensare come se si fosse ridotta l'offerta di moneta. Quindi dici, no, ma io facciamo finta che questo aumento di P non sia un aumento di P, ma sia una riduzione di M. È uguale, bene? È lo stesso. Quello che conta è che si riduce l'offerta reale di moneta. Allora, se si riduce l'offerta reale di moneta, cosa succede alla curva LM? Cosa succede alla curva LM? Si sposta verso? Sinistra, ed è, si sposta verso destra quando aumenta l'offerta di moneta, perché a parità di tasso di interesse, voi fate sempre il discorso a parità di tasso di interesse, se c'è un'offerta, scusate, quindi se, contrario, se si riduce l'offerta di moneta, abbiamo che la domanda è maggiore dell'offerta. Quindi la domanda di moneta deve, anche questa, ridursi. E quando è che la domanda di moneta si riduce? Quando, ad esempio, si riduce il reddito. Oppure quando aumenta il tasso di interesse. Quindi se voi ragionate sempre a partire dalla vostra equazione fondamentale, ci siete. Allora, quindi si è ridotta
l'offerta reale di moneta. Non perché Draghi ha stampato meno moneta, ma perché la moneta vale meno. I prezzi sono aumentati. E quindi con un euro non compro più un caffè, ma ne compro 90% di un caffè. Allora, cosa succede? Che il tasso di interesse aumenta. Se il tasso di interesse aumenta, qual è la catena causale? Gli investimenti scendono. Se gli investimenti scendono, il reddito scende. Se il reddito scende, scendono i consumi. E questo provoca una caduta del reddito. Al tempo stesso, siccome il reddito però è sceso, a quel punto lì si riduce anche la domanda di moneta. Quindi il tasso di interesse, voi potete pensare ad esempio che andiamo qui, quindi immediatamente a parità di reddito saliamo, il tasso di interesse aumenta, poi piano piano il tasso di interesse inizia a ridursi e il reddito inizia a ridursi, però questo fa parte del meccanismo di aggiustamento. Alla fine noi dove andiamo a finire? Andiamo a finire in un nuovo punto di equilibrio del modello ISLM, ovvero andiamo a questo nuovo livello di reddito che ora chiamiamo Y tilde, mi toccava la tilde, ok? A questo punto possiamo completare questo grafico dicendo: ma qual era il livello di prezzi iniziali? Noi disegniamo due a caso. Immaginiamo ad esempio che questo sia il livello dei prezzi iniziali, P0 oppure P cappello, e poi abbiamo detto che i prezzi si sono alzati, ad esempio così. Quindi questi sono i prezzi P tilde. Qua c'è P tilde e qua c'è P cappello. P cappello noi lo dobbiamo associare al reddito cappello. Quindi qui c'era il punto iniziale, dato il livello dei prezzi P cappello, o P segnato, come lo avevamo chiamato prima. Dopo che il livello dei prezzi sale a P soprasegnato, questo significa che c'è una riduzione dell'offerta di moneta reale e questo provoca una contrazione del reddito e quindi fa sì che il reddito si riduca. Allora noi in questa maniera, no? Andando a vedere cosa succede, vedete, per altri livelli di prezzo, noi possiamo ripetere, no? Guarda, questo livello di prezzo, l'LM va qui, qui l'LM va di qua, qui l'LM va di là. Attenzione, poi dipende tutto anche dalla pendenza dell'AIS, perché se l'AIS è molto piatta, il reddito cambia di più, se l'AIS è molto verticale cambia di meno. Se l'LM è molto piatta, immaginate che l'LM sia una retta orizzontale, cosa succede? L'LM va avanti e indietro, però sempre nello stesso punto. L'LM si sposta a destra e a sinistra, ma di fatto è come se non si spostasse mai. Quindi in quel caso lì, cambiamenti di prezzi non fanno modificare il reddito. È normale, perché sappiamo che la politica monetaria, se l'LM è orizzontale, è assolutamente inefficace. Ok? Allora, quello che noi otteniamo questa relazione inversa, che è disegnata qui, tra prezzo e reddito, e questa è la rappresentazione di tutti gli equilibri del modello ISLM. Allora poi ti faccio fare la domanda. Allora noi lì è riassunto i motivi per i quali questa curva di domanda è inversamente collegata ai prezzi. Allora li vediamo uno per uno. Come questo lo ripetiamo? Sì, ma questo è finito. Vedete, questo è quello che abbiamo detto ora. Quindi, e questo qui, si riducono i prezzi, aumenta la ricchezza reale, aumentano i consumi, si riducono i prezzi, aumenta l'export, si riduce l'import e aumenta il reddito in un'economia aperta. Ok? Quindi, possiamo concludere che se
ci sono delle politiche monetarie, fiscali espansive, la curva D si sposta verso destra. E su questo poi possiamo riflettere, poi vedremo meglio la prossima volta. Faremo degli esempi pratici più o meno.